Meglio poro che mai. Oggi, in questo video ricchissimo, parleremo di Sonic Frontiers, il titolo che più ha fatto discutere negli ultimi mesi. C'è chi ha letteralmente adorato questa produzione, gran parte della fanbase la celebra come uno dei momenti più alti di sempre di Sonic in 3D, mentre la stampa specializzata e i giocatori meno coinvolti con il brand hanno bocciato senza mezzi termini l'ultima fatica del Sonic Team. Io non ho questa grande esperienza con i Sonic tridimensionali, sono fermo più o meno all'Adventure 2 su Dreamcast, ma al tempo stesso sono un grande amante dei platform, sono cresciuto col Game Gear e non disdegno affatto un action adventure open world. E dopo circa 25 ore di gioco, dove ho esplorato a fondo tutto quello che Frontiers aveva da offrire, vorrei riaprire un po' il dialogo su questo titolo, perché sono rimasto innamorato dei momenti più riusciti di questo Sonic, ma al tempo stesso non riesco a capire come sia possibile pubblicare una produzione così importante in uno stato del genere. Ho un rapporto un po' di amore e odio con Frontiers, ma va bene così, e anzi credo proprio siano titoli del genere che meritano di essere provati, soprattutto per iniziare a rendersi conto che ci si può divertire con tutto, anche con i titoli più imperfetti, e che si può mantenere un atteggiamento critico anche nei confronti di ciò che si è apprezzato. E poi, mi raccomando, alla fine di questo video lunghissimo voglio assolutamente sapere cosa ne pensate voi di questo splendido disastro che risponde al nome di Sonic Frontiers, ma prima di tutto, come al solito, vi invito a unirvi alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Innanzitutto ribadisco che non sono un fan di Sonic e non ho una particolare connessione affettiva al brand. Questo significa che non sono investito nella lore del riccio e, soprattutto, non ho sofferto sulla mia pelle il calo qualitativo verso cui è andato il brand uscita dopo uscita. Questo per dire che sì, effettivamente ho apprezzato parecchie cose di Frontiers, ma non per questo significa che l'ho fatto attraverso gli occhi del fan, ovvero un giocatore che gli basterebbe un titolo quantomeno decente per tornare a gioire. Quindi lo dico apertamente, non mi sono sentito minimamente coinvolto dalla storia di Sonic, il cyberspazio e Sage, ma allo stesso tempo posso immaginare che i fan più accaniti avranno apprezzato la pura riposta nel caratterizzare Sonic, Tails, Amy e Knuckles, perché è chiaro che tanti dei dialoghi introspettivi tra il protagonista e i suoi amici sono stati pensati per restituire giustizia a un cast passato molto spesso in secondo piano. Non mi aspettavo nulla di profondo, e così è stato, ma ho trovato azzeccate e coerenti le varie interazioni tra i protagonisti, tanto che anche un esterno come me è riuscito a intuire il carattere dei comprimari e ad apprezzare il lavoro svolto nell'inserire la storia di Frontiers in un quadro coerente e nostalgico il giusto. Ma quello di Sonic è un brand che nel corso degli anni ha adottato scelte così assurde e sbagliate in termini di narrativa che è veramente difficile scontentare i fan sotto questo punto di vista. Finché non ci sono baci strani o ricci mannari, direi che qualsiasi scelta è ben accetta. È sul gameplay che una produzione come Sonic Frontiers si gioca tutto. Questa nuova formula dell'open zone riesce veramente a riscattare anni di passi falsi e formule interessanti ma mai veramente compiute? Vista la mia poca esperienza, mi è difficile fare un confronto diretto con quanto visto in passato. Ma il fatto che per Frontiers si sia scelto di adottare dei canoni simili a quelli dell'open world, tanto di moda al momento, questo aiuta nel trovare punti di riferimento con titoli esterni al mondo della mascotte Sega. Dal 2017 in poi, qualsiasi titolo si appoggi a una struttura open deve per forza di cose passare attraverso il confronto diretto con Breath of the Wild, e di certo non aiuta il fatto che alcune scelte comunicative iniziali sembravano alludere proprio al titolo Nintendo. Come vedremo però, i due giochi sono diversissimi, e seppur partano da una premessa fondamentale identica, quella di porre l'esplorazione spaziale come perno dell'esperienza, le strade si separano immediatamente, sia in termini di game design che purtroppo qualitativi. Se vogliamo proprio trovare un punto di contatto con una produzione Nintendo, io volgerei più lo sguardo verso Bowser's Fury, ma procediamo con ordine. L'idea di open world che si è concretizzata con Breath of the Wild è una visione contemporaneamente classica e rivoluzionaria. Gli utenti vengono introdotti nel mondo di gioco nel modo più semplice possibile. La parte iniziale serve a familiarizzare con le capacità di Link e con la fisica che governa le interazioni tra elementi. Una volta conosciuti i propri limiti e gli strumenti a disposizione, agli utenti è lasciata libertà totale di esplorare una Hyrule che non pone vincoli
vincoli esterni e che incentiva la creatività nel trovare il percorso più adatto per raggiungere il proprio obiettivo. Non abbiamo mai l'impressione che gli ambienti siano costruiti in funzione di Link e ogni volta che ci troviamo di fronte a una scalata o a un dirupo da sorvolare, si inizia subito a ragionare sulle condizioni di possibilità di una determinata azione. In Breath of the Wild viene così accantonata la necessità di sovrastimolare l'attenzione del giocatore inondando la mappa di punti di interesse e di attività secondarie, perché è il movimento stesso, il riuscire a padroneggiare gli spostamenti, l'unica attrattiva di cui si ha bisogno per sentirsi veramente immersi nel contesto dell'open world. Ecco, Frontiers fa sua questa lezione, con risultati però un po' altalenanti. Il Sonic Team è riuscito, forse per la prima volta, a rendere bene l'idea di esplorazione tridimensionale a tutta velocità, e il feeling di spostamento per me è una traduzione fedele del gameplay in 2D di Sonic. Attraversare le open zone, o open map che dir si voglia, è liberatorio e riesce a trasmettere una sensazione di libertà che rende divertente anche il free roaming fine a se stesso, senza per forza la necessità di tenere d'occhio il prossimo obiettivo o i punti di interesse nelle vicinanze. Certo, è tutto così rapido e veloce che il level design è stato pensato di conseguenza e lo stesso concetto di punto di riferimento va a perdersi in delle traversate così fulminee. Per questo non c'è spazio nel mondo di Frontiers per il vuoto e le viste panoramiche e tutte le costruzioni artificiali sono dei punti esterni con cui aumentare le proprie capacità di movimento e diventare un tutt'uno con l'ambiente circostante. E per quanto l'intuizione sia molto affascinante, l'aver scelto di non mascherare l'artificialità di rotaie, pedane e costruzioni rompe decisamente qualsiasi tipo di immersività. Non abbiamo una giustificazione narrativa per tutti questi strumenti piazzati lì solo appositamente per essere sfruttati da Sonic, né si è tentato di amalgamarli in qualche modo con l'estetica generale delle varie isole. Il contrasto così netto tra un art style che inspiegabilmente vira verso un tetro e spoglio realismo con queste costruzioni futuristiche da parco giochi è un vero pugno nell'occhio, anche senza tener conto della pessima realizzazione tecnica. E sì, il pop-in amplifica di dismisura l'essere fuori luogo di tutti questi elementi. Ma è la similitudine con il parco giochi che più avvicina il divertimento che ho provato giocando a Frontiers alla compiutezza di un collectathon dalla natura aperta come potrebbe essere un livello di Super Mario Odyssey o la open map di Bowser's Fury. Ho apprezzato veramente tanto la semplicità con cui si incappa negli enigmi la cui risoluzione porta alla scoperta di una porzione di mappa, anche se a volte la difficoltà di questi rasenta il ridicolo. Poco importa perché così non c'è mai l'occasione di affossare il ritmo con tour eccessivamente complicati. Inoltre, i frammenti di memoria necessari per progredire con la storia si ottengono sempre organicamente, incentivando l'esplorazione e l'utilizzo di pedane, boost e simili. Di contro, non c'è quella sensazione presente in Odyssey che i livelli fossero stati inondati di lune con la paura di creare punti morti nell'open world, né la sistematica progettazione dei percorsi che portano i frammenti di sole in Bowser's Fury, dove è palese che ogni sfida rappresenta un livello a sé stante. Frontiers riesce a trovare il giusto equilibrio, tappezzando le mappe di collezionabili e side content, senza però farli mai diventare l'attrattiva principale. Non si ha mai la sensazione di abbandonare il free roaming anche quando si è in cerca di oggetti specifici e si incappa in continuazione in percorsi ad ostacoli e micro sfide, ma questi elementi sono quasi un'estensione naturale dell'esplorazione e non c'è mai una pausa nello spingersi sempre un po' più in là. Nonostante gli evidenti limiti tecnici e di design, il platforming in Sonic Frontiers funziona bene ed abbraccia la natura open piegandola all'imperativo categorico di Sonic. Gotta go fast. Insomma, il loop di gameplay alla base è solido e finché si rimane confinati nella prima isola, le cose funzionano a dovere e Sonic Frontiers è esaltante. Andando avanti però, vari difetti compromettono l'esperienza complessiva, ingigantendo alcuni problemi. Nella seconda isola, ad esempio, si inizia a percepire un senso di ripetitività non indifferente, mitigato solo dalla differenziazione dell'ambiente e da alcune sfide di combattimento che però generano altri problemi. Sebbene gli scontri
incontri con i guardiani siano abbastanza variegati, alcuni sono tutt'altro che avvincenti, mentre altri sono tirati troppo per le lunghe. Nella terza isola, gli sviluppatori hanno provato a dare una virata al gameplay, ma qui il level design peggiora di netto a causa di due gigantesche problematiche che si esasperano a vicenda. Innanzitutto, la decisione di frammentare l'isola in più zone non comunicanti tra di loro mette in evidenza come la libertà di movimento in Sonic Frontiers sia in realtà molto circoscritta e anzi non siano sempre chiari i limiti di esplorazione di Sonic. Non tutte le pareti sono ugualmente scalabili e non ci sono criteri espliciti che rendono chiare queste differenziazioni e molto spesso per superare alcuni ostacoli bisogna necessariamente utilizzare le poche strade acrobatiche pensate dagli sviluppatori. C'è veramente poco spazio per la creatività. A questo si unisce la scelta folle di inserire delle sezioni simil 2D dove la telecamera di gioco non diventa più controllabile e i movimenti di Sonic vengono ristretti a un solo asse spaziale. Attenzione perché queste zone non sono segnalate e una volta entrati non si può uscire se non in rare eccezioni. Il risultato è che ci si trova spesso incastrati in dei segmenti quando si cerca di fare tutt'altro e non è raro che arrivati alla fine di un passaggio ci si ritrovi in direzione opposta rispetto a quanto desiderato. Libertà e controllo vengono a mancare, evidenziando così tutti i limiti del motore fisico di movimento di Sonic, che per quanto riuscito ha sempre qualcosa che non torna, non tanto in accelerazione a terra, ma più che altro in fase di salto. Anche gli sviluppatori devono essersi resi conto di questa cosa, tanto che penso sia la prima volta che in un platform 3D sono disponibili così tante opzioni per modificare nel dettaglio i parametri di movimento del protagonista. A voi decidere se sia un pregio o un difetto. Insomma, trovo la terza isola di gioco forse il punto più basso di tutto Frontiers, ma nelle due ultime ambientazioni le cose si risollevano un pochino. È interessante l'idea di abbandonare la struttura open per incentrare tutto su delle sfide di attraversamento sull'isola di Rea, anche se ancora una volta la libertà viene sacrificata in favore della cinematograficità dell'azione. E poi il ritorno alla classica formula open sull'isola di Uranus fortunatamente è molto più simile a quanto visto inizialmente e le sezioni in 2D sono molto meno invasive. Per quanto riguarda l'esplorazione, insomma, la sensazione è che a fronte di alcune idee brillanti, a tratti esaltanti, non si sia riuscito a creare un qualcosa di fluido e funzionale in tutte le sue declinazioni e ci sono tante, troppe imperfezioni che minano il risultato complessivo. Non posso dire di essermi annoiato portando a termine Frontiers, però arrivato alla fine avevo raggiunto un punto di saturazione per un'esperienza del genere che purtroppo non ha saputo mantenere alto l'entusiasmo iniziale. Questo perché Sonic Frontiers è un gioco ricchissimo, ma tutto quello che c'è intorno all'open world è spesso sconnesso e mal comunicante con il cuore principale dell'avventura. Ad esempio, la progressione di gioco è mal scandita e la possibilità di far salire di livello le statistiche di Sonic, tanto in esplorazione quanto in combattimento, non dà affatto i risultati sperati. Non credo di aver percepito una reale differenza di velocità aumentandone i livelli e l'idea di dividere tutte le statistiche in 99 livelli diversi è pura follia, soprattutto nel momento in cui due parametri su 4, capacità degli anelli e velocità, possono essere incrementati solo un livello alla volta. Nel senso, pur avendo raccolto abbastanza coco per far salire, facciamo di 5 livelli una di queste due statistiche, bisognerà ripetere 5 volte il dialogo di potenziamento con l'NPC dedicato, che darà poi il via anche a un'animazione di upgrade non skippabile, mentre difesa e attacco si potenziano a blocchi e non è raro salire anche di 10-15 livelli in un colpo solo. Una scelta a dir poco frustrante che mi ha portato da subito ad abbandonare l'idea di incrementare al massimo le statistiche. E se velocità e capacità degli anelli non hanno chissà quale impatto sul gameplay, il parametro di attacco unito all'albero di abilità sbloccabili tramite punti esperienza rompe completamente qualsiasi tipo di sfida in combattimento. In realtà il combattimento di Sonic Frontiers è stato criticato aspramente un po' da tutti quanti, ma in realtà io non mi trovo tanto d'accordo su questo. Ad esempio, il Cyclope è una grande aggiunta al moveset, un punto di unione tra movimento e attacco che mi ha ricordato un po' la partecipazione attiva che richiedeva il pennello divino di Amaterasu in Okami, uno strumento che si può utilizzare sia per incidere sull'ambiente di gioco e quindi sull'esplorazione che anche in combattimento come strumento offensivo. C'è anche una buona varietà di nemici ed è interessante studiare i vari pattern di attacco e difesa per avere la meglio negli scontri.
Però anche qui ci sono tantissimi problemi. Ad esempio il parry, che dura decine di secondi, non sto esagerando. Una di quelle mosse che forse è meglio non usare se ci si vuole divertire. E poi le abilità che si andranno mano a mano a sbloccare annullano qualsiasi tipo di sfida. Esplorando a fondo mi sono ritrovato a completare l'albero delle abilità circa a metà gioco e a quel punto gli scontri sono diventati una sorta di film interattivo dove qualsiasi cosa viene annientata dalle capacità offensive di Sonic. Per carità, gli attacchi sono spettacolari e le scelte registiche anche azzeccate, ma l'entusiasmo intorno agli attacchi avanzati si esaurisce ben presto e lascia il posto a un button mashing abbastanza soporifero. Addirittura un'abilità attiva di base le auto combo e per essere disattivata va selezionata in un menu a parte delle opzioni, un'altra scelta incomprensibilmente complessa. Come se gli sviluppatori avessero cercato in tutti i modi di tenere per mano dall'inizio alla fine i giocatori in un titolo dove però libertà e voglia di perdersi dovrebbero regnare sovrani. E il fatto che la progressione simile a GDR con punti esperienza, statistiche, il level up sia mal implementata è confermata dalla decisione di rendere tutti questi parametri invariati durante i micro livelli lineari, quelli del cyberspazio. Questi sono come dei livelli classici che strizzano l'occhio tanto esteticamente quanto meccanicamente alla storia della serie, riciclando asset e stage da titoli più o meno recenti. Si vede che il feeling di gioco è completamente diverso rispetto all'open world e il moveset di Sonic non sempre si traduce in maniera convincente in questi percorsi più lineari, ma ho trovato questi livelli un'aggiunta carina che spezza bene il ritmo dell'esplorazione, ma che più che una sfida risulta come un diversivo. I vari obiettivi sono nel 99% dei casi di una facilità imbarazzante e più di una volta mi è capitato di completare tutte le missioni interne a un livello al primo colpo. L'unico stage che mette alla prova l'abilità del giocatore è il secondo della prima isola, che poi, se escludiamo il tutorial iniziale, è effettivamente il primo vero livello di cyberspazio che incontreremo. E questa è una scelta completamente folle che non viene più replicata in tutto il gioco. Pensavo di essere io, poco pratico del mondo di Sonic, e che quell'S-Rank fosse irraggiungibile solo da un novellino come me. Ma cercando qua e là ho avuto la conferma che si tratta di un picco di difficoltà, l'unico di tutto il gioco, su cui si sono scontrati tutti quanti e su cui molti hanno gettato la spugna. Questo per me rimane uno dei grandi misteri di Frontiers. Che senso ha malmenare così l'entusiasmo del giocatore a inizio avventura se poi non si ripete più in nessun contesto un livello di sfida del genere? Senza poi l'apporto di statistiche da migliorare o strumenti che permettono di facilitare gli spostamenti all'interno dei livelli del cyberspazio, lo stage 1-2 rimane una crudeltà fine a se stessa che aggiunge ben poco all'esperienza. Le boss battle poi seguono la stessa impostazione del combattimento e sono una glorificazione della spettacolarità a discapito del gameplay. Per carità, finché dura l'illusione, questi titanici scontri sono tra i più galvanizzanti di tutto Frontiers, ma tolta la regia dei QTE e la musica incalzante, rimane ben poco. E ora che ci penso, ricordano le battaglie in stile kaiju tra Mario Gatto e Bowser. Vabbè, anche qui il livello di sfida è prossimo allo zero, qualsiasi sia il livello di difficoltà scelto, e a proposito vi dico una cosa, senza incorrere in spoiler, ma abbastanza scioccante. Il livello di difficoltà influisce ben poco sull'esperienza complessiva, se non fosse che il boss finale viene sostituito da un QTE se si gioca a normale. Ma non c'è nessuna indicazione che renda palese questo cambiamento, tanto più che la difficoltà può essere cambiata in qualsiasi momento, senza alcuna penalità. E questa la aggiungiamo al contatore delle scelte senza senso. Per il resto non c'è nulla di veramente coinvolgente o difficile in Frontiers, nonostante siano numerosi tentativi di spaziare con il gameplay. Nella maggior parte dei casi si tratti di un segmento flipper, di una sorta di gashapon o variazioni sul tema. Se si è costretti a ripetere delle sezioni è perché la fisica di gioco non è responsiva e i comandi magari non si adattano egregiamente a questi brevi intermezzi di gameplay. E non parliamo della pesca, un QTE praticamente impossibile da sbagliare che permette con estrema facilità di saltare tutta la progressione di gioco raccogliendo tutti i collezionabili possibili senza dover partecipare alle rispettive sfide. Ora, fino a questo momento sono stato ipercritico nei confronti di Frontiers, ma continuo a ripetere che nonostante gli evidenti difetti c'è qualcosa di estremamente affascinante nel gameplay, tanto che il gioco non solo l'ho portato a termine senza clamorosi momenti di scoraggiamento, ma proprio lo ritengo un gioco da provare. Però c'è una grandissima precisazione da fare.
fare. Commenti così approfonditi e analitici rischiano di rovinare la magia che c'è dietro a un videogioco. È molto facile prendere singolarmente ogni aspetto di una produzione, isolarlo e poi criticarlo. Ma più mi diletto in queste pseudo recensioni, più mi rendo conto che il risultato finale è ben diverso dalla somma dei singoli elementi che lo compongono, e anche un gioco disastroso come Frontiers può esercitare il suo fascino su tanti giocatori. C'è qualcosa però che non può essere messa in prospettiva né giustificata, e questa è la realizzazione tecnica. Poracci, il titolo l'ho affrontato esclusivamente su Switch e vi posso garantire che non si è trattato di un'esperienza piacevole. Frontiers su console Nintendo è inguardabile e per la prima volta penso di essere giunto alla conclusione che la portabilità non giustifica una grafica del genere, e potessi tornare indietro probabilmente lo giocherei su PlayStation 5. E sapete quanto io non dia peso di solito a grafica, framerate e risoluzione? Ma qui la situazione è a dir poco imbarazzante, le immagini parlano da sole. Praticamente durante il gameplay cercavo di non pensare a quello che stavo guardando, il che ha reso molto difficile immedesimazione e coinvolgimento. Almeno su Switch, Frontiers non è un prodotto finito, e sì, Sega avrebbe dovuto rimandare la sua pubblicazione di almeno 6 mesi per provare a correggere quello che è un motore grafico scandaloso, pessimo sotto ogni aspetto e ottimizzato da cani. Frontiers, sì, è un gioco che merita la vostra attenzione, ma su Switch non merita i vostri soldi. E vorrei chiudere con una riflessione. Frontiers è un gioco da promuovere, non per quello che promette, ma per quello che offre. Pensando anche allo stato disastroso in cui si trova la serie di Pokémon, sono abbastanza stanco di concludere questi ragionamenti con la solita frase: è un ottimo punto di partenza. No, come Scarlatto e Violetto ci insegnano, i risultati ottenuti con Arceus non per forza verranno replicati in futuro, e quello che oggi funziona in modo goffo non è detto che venga migliorato nel corso del tempo. Prendete Frontiers per quello che è, non sperate che i giochi successivi migliorino questo prodotto, e non idolatratelo in quanto gioco meno brutto di quello che c'è stato prima. Un gioco mediocre rimane tale perché va analizzato in un contesto più ampio di quello della serie di riferimento. Frontiers in verità è un gioco con 10.000 difetti, di cui solo uno è veramente imperdonabile, la realizzazione tecnica, ma nonostante questo si tratta di un gioco che potrebbe conquistarvi e con cui potreste passare 20 ore di sano divertimento. In questa produzione c'è tanto amore per i platform e nei momenti più ispirati si prova una sensazione di frenetica libertà che ben pochi altri titoli sapranno comunicarvi. In questo strano mix di esplorazione aperta che rimanda continuamente a un'impostazione lineare e guidata, mi è sembrato di rivivere a tratti le vertiginose acrobazie dei primi Sonic in 2D, e la stessa adrenalinica sensazione che provai una volta avviato Sonic Adventure 2 su Dreamcast giocando il primo livello. E questi sono obiettivi che in pochi riescono a raggiungere. Detto questo, poracci, Frontiers ormai si trova fortemente in sconto su Amazon, e se siete appassionati di platform prendete in considerazione l'idea di regalarvi o farvi regalare Frontiers per Natale, magari però non su Switch. Vi lascio il link in descrizione per eventualmente supportare il canale. E niente, vi aspetto nei commenti sul serio per sapere cosa ne pensate, tanto di questa riflessione ma anche di Sonic Frontiers. Vi è piaciuto? Vi ha soddisfatto? Vi ha deluso? Vi aspetto nei commenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che sarà un TG Poro di giovedì, e vi voglio carichissimi per i TGA 2022 che ormai sono dietro l'angolo. Mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Sonic, Michele Frontiers, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Vista la mia... Servirà parecchia acqua.